mesi di preparazione finalmente ci siamo. Da questo momento diciamo che i campi, ma soprattutto questo centro meraviglioso, è aperto. Tanti personaggi fino all'8 giugno, il 10 ricordiamoci che poi ci sarà questa grande cena di gala a conclusione di tutto. Stai tirando un sospiro di sollievo, Giovanni Licini? Quando si parte il sospiro di sollievo c'è sempre, perché le ansie della partenza ci sono sempre. Tornare a Bergamo, la cittadella dello sport, un'attrezzatura nuova, diciamo allestita con due campi da tennis coperti, due coperti, il paddle pronto, sarà pronto domani, non c'è acqua, davano acqua stasera, per ora il tempo ci ha perdonato, tanti personaggi, tanta gente, la solidarietà innanzitutto, la voglia di giocare, di divertirsi, di fare sport e insieme contribuire per Bergamo a avere ancora una goccia di solidarietà come abbiamo fatto in tutti questi anni. Lo ricordavamo prima in apertura, in fase di presentazione di questa prima puntata dal campo, dal centro della cittadella dello sport. Ecco, l'ingresso è aperto a tutti, quindi stasera c'è tantissima gente tra l'altro. Quindi come debutto senza acqua, con tanta gente, con tanti volti simpatici, direi che si è partiti col piede giusto. Ma ricordiamolo, ingresso libero, si mangia benissimo, prodotti tipici bergamaschi, poi che cos'altro ancora? Tanti ospiti, tantissimi, ne ho contati stamattina più di 400. Lunedì avremo qui tanti campioni del mondo del calcio per il torneo di padel, circa 25-26 giocatori di padel, da Baresi a Cabrini e tantissimi altri. Gli amici di Striscia la Notizia. I ragazzi dello sci, dello ski cross, dello snowboard, un po' di tutto ci siamo. Allora ricordatevi, veniteci a trovare Cittadella dello Sport, ma soprattutto venite, fatti i vostri selfie con tutti questi personaggi, sono qui a disposizione, ridono, scherzano, si divertono, ma soprattutto si fa tanta solidarietà. Ingresso libero, vi aspettiamo.